Gli chiedo, Presidente, la parola al fine di domandare la missione della dottoressa Maria Rosaria Covelli ad assumere l'esercizio del suo alto ufficio. Il Presidente chiede alla dottoressa Covelli a presentarsi al prospetto della Corte e a sottoscrivere il verbale con il possesso. Oggi incontro con l'ANM, quella sarà la dottoressa. Le forme vanno anche discusse. Sì, quando abbiamo saputo che l'ANM chiedeva un incontro, io sono stato ben felice di sovvertire i piani che avevo per ottenere questo spazio che oggi alle 4 a Roma avremo per una discussione che spero sia proficua, franca, leale. Sappiamo che ci sono delle differenze di vedute, ma sappiamo che c'è una coincidenza di interessi, che è quella di far funzionare la giustizia e soprattutto di assicurare tutti che l'indipendenza della magistratura, sia giudicante che requirente, è un valore non negoziabile sul quale io per primo ho impegnato e impegnerò da sempre la mia parola. Aggiungo che, malgrado l'impegno gravoso del G7 che io dovrò presiedere a Venezia da domani, riuscirò con l'ultimo aereo di venerdì ad arrivare a Palermo per portare il mio ossequio e anche il mio piccolo contributo all'Associazione Nazionale dei Magistrati, eventualmente anche per chiarire alcuni equivoci che possono essere sorti da notizie non del tutto precise che sono state pubblicate in questi giorni. Quello che auspico è proprio un dialogo costruttivo, sincero. Non dobbiamo nasconderci le differenze, in una democrazia queste sono assolutamente fisiologiche. Noi abbiamo degli impegni verso l'elettorato, ma abbiamo anche degli impegni nei confronti dei nostri padri costituenti e anche nei confronti della nostra tradizione. E questa tradizione vede in primo piano, e ripeto ancora una volta, non negoziabile, l'assoluta indipendenza e autonomia della magistratura giudicante e anche del giudice. Allora, se noi guardiamo insieme i vari profili, separazione delle carriere, due consigli superiori separati, obbligatorietà dell'azione penale annullata, abolita, arriviamo ad un risultato contrario a quello che è stato tenuto di mira dai nostri padri costituenti. Calamandrei diceva: ricordate che questa Costituzione è scritta col sangue degli italiani, di quelli che hanno vissuto un periodo in cui la libertà mancava. Le garanzie di giustizia si fondano sull'autonomia e indipendenza della magistratura. L'indipendenza del pubblico ministero è garantita dal nostro sistema in modo prezioso e gli altri stati ce lo invidiano proprio perché è all'interno dell'ordine giudiziario. Se lo sottrai alla giurisdizione, lo attrai al potere politico, non c'è alternativa. E quindi vuol dire che l'unico obiettivo è mirare a controllare politicamente i procedimenti penali. L'altra cosa da dire, oggi anche il ministro Nori ha detto: state tranquilli, non attrarremo il pubblico ministero alla politica. E allora che cosa creiamo? Un mostro autoreferenziale? Un pericolosissimo soggetto che, come dicono in America, del prosecutor americano ha diritto di vita e di morte, perché in America il pubblico ministero decide se e quando fare l'indagine, se e quando mandare a giudizio, e ha un potere di negoziazione sull'indagato molto diverso rispetto a, è molto pericoloso, ed è il motivo per cui il 97% di chi si trova invischiato, diciamo, in una vicenda giudiziaria patteggia e accetta di non andare a dibattimento, perché c'è un potere negoziale quasi minatorio. E chi vuole in Italia un pubblico ministero così potente e pericoloso?
Perciò io non capisco l'avvocatura che dice di voler evitare lo strapotere del pubblico ministero, ma andremo incontro a una situazione molto peggiore che noi stessi pubblici ministeri non vogliamo. È l'unico che va, che andrà poi a pagarne le conseguenze, sarà il cittadino. Certo. Quindi giustizia non imparziale, democrazia ridotta, perché l'indebolimento di autonomia e indipendenza questo determina una democrazia illiberale. Innanzitutto allora grazie infinite al Ministro della Giustizia per la partecipazione a questa cerimonia, segno importante e tangibile anche della vicinanza del Ministero agli uffici giudiziari e in particolare a questo distretto, che sicuramente necessita, per le sue specificità, per le sue complessità, di un concreto sostegno che il Ministero della Giustizia, sono sicura, non farà mancare. Questa è una, purtroppo è una caratteristica di questo territorio, di questo distretto, che non ha eguali nel Paese, ed è proprio per questo che adesso abbiamo l'attenzione, la sicura attenzione sia del Ministero della Giustizia che del Consiglio Superiore. Devono essere coperte le piante organiche di magistrati e di personale amministrativo e devono essere anche aggiornate ed ampliate. Questa è una delle corti d'appello insieme a quella di Roma, sono le più grandi del Paese, le più grandi d'Europa, occorrono un'attenzione straordinaria per aggredire l'arretrato che purtroppo ancora c'è. Ma insieme con un metodo partecipato e con la grande collaborazione da parte dei colleghi, dell'avvocatura, delle università, delle altre istituzioni che oggi ho sentito, io spero che avremo dei buoni risultati.